L'Aquila 3 anni dopo. Ci troviamo ancora qui, forse già questo è un primo dato politico, che restare su questo territorio non è la cosa più scontata, visto che ci hanno cercato di cacciare in tutti i modi, dal centro storico e dalle zone che vivevamo prima del sisma. La situazione dal punto di vista della ricostruzione si sa abbastanza, non è che sia andata un granché avanti, cioè, anzi ovviamente siamo proprio molto indietro, nel centro è tutto fermo, ci sono solo i puntellamenti, però cioè, c'è questa città dispersa che è frutto delle scelte del dopo terremoto, della Protezione Civile di Bertolaso e del governo di Berlusconi, insomma. E quindi c'è una dispersione sociale ampia a fronte di una qualità della vita del tutto bizzarra, bassa fondamentalmente, e con chi come noi, insomma, come ho detto in due case matte, insomma, ci siamo sempre sbattuti per creare, insomma, un fronte sociale che si volesse battere sulle varie vertenze che escono a fiocchi, direi, tutti i giorni qui in questo territorio che ne produce veramente tante divertenze, insomma. La situazione è questa: la popolazione è completamente dispersa su un territorio che è circa 4, territorio comunale è circa 4 volte quello del comune di Milano, quindi vastissimo e ovviamente vuoto, perché la popolazione diminuisce sempre di più. Diciamo che l'emergenza, più che quella edilizia, tra virgolette, anche se, come dice Alessandro, la ricostruzione cosiddetta pesante e ferma, l'emergenza, dicevo, è quasi più grave quella economica e quella sociale, perché comunque noi la crisi nazionale la viviamo 2 volte, la viviamo che appunto c'è una crisi che è quella che conosciamo tutti, e la viviamo perché un fatto come quello del terremoto ti porta, e le scelte politiche successive ti portano appunto a dei dati pazzeschi, come un aumento dell'800% della cassa integrazione straordinaria negli ultimi 2 anni, insomma, una situazione lavorativa pessima, perché adesso, soprattutto per i più giovani, il lavoro che si trova è call center, o rimozione delle macerie quando riesci a. Rispetto anche ai problemi legati alla ricostruzione edilizia di cui parlava Alessandro, ci sono altre due ancora dopo 3 anni di emergenze, che sono quelle della ricostruzione del tessuto sociale e quello di una forte crisi economica. All'Aquila la crisi la viviamo 2 volte, perché subiamo come tutti diciamo, le angherie della crisi nazionale, della crisi del paese, ma appunto un evento come il terremoto e scelte scellerate politiche nel post-terremoto hanno fatto sì che qui appunto c'è una crisi ancora più forte, con un aumento incredibile delle ore di cassa integrazione negli ultimi 2 anni, con una mancanza di lavoro. Che poi influisce anche sui meccanismi psicologici delle persone, perché varie ricerche hanno dimostrato che negli ultimi, insomma, 2 anni c'è stato un aumento assolutamente anomalo, anche per un territorio che ha subito una catastrofe naturale, uno shock degli psicofarmaci e degli antidepressivi. Diciamo che almeno noi siamo quelli che fondamentalmente, col percorso che abbiamo fatto da 3 anni a questa parte, abbiamo cercato di non farci determinare, ma insomma di Certo. autodeterminarci. Infatti, insomma, abbiamo lottato tanto e E continuiamo. abbiamo conquistato spazi. Non abbiamo aspettato che delle istituzioni completamente latenti, insomma, e lontane, che si sono lasciate prima commissariare e poi, insomma, hanno messo in campo tutto il loro nulla, perché non abbiamo aspettato questo, ma insomma abbiamo Abbiamo preso in reagito. mano, insomma, quello che era il nostro presente in una situazione difficile come questa. Il fatto è che cioè, siamo in una fase in cui è cominciata la repressione, cioè abbiamo al nostro carico più di 60 denunce. Quello che abbiamo raccolto appunto da parte delle istituzioni per adesso è solo il fatto che ci abbiano denunciato.
Quello che voglio dire è che comunque appunto per quanto ci riguarda noi abbiamo fatto molte cose e stiamo, come dire, la situazione è quella che è, quella di Mattia, quello che dicevamo, ma siamo riusciti comunque a incominciare a ricostruire una città, la nostra città, che è appunto dove non sei passivo, non si parla di istituzionalizzazione, ospedalizzazione, infantilizzazione, come quel processo che hanno cominciato a mettere in campo appunto quei campi tenda con la protezione civile, che è continuato e che continua tuttora con le New Town che con. Spesso anche da fuori, no, ci chiedono, cioè no, hanno vissuto anche attraverso i media mainstream il periodo delle carriole, che sicuramente diciamo è quello più famoso se non più famigerato. E hanno visto il periodo appunto dello sfondamento della zona rossa, il G8, eccetera. E però noi ci stiamo reinventando perché comunque siamo consapevoli che una città, come diceva lui, la ricostruisci in modo alternativo, partecipato, auto-organizzato nell'arco di 15-20 anni, quindi questo è un noi facciamo parte appunto di un movimento che non solo non si arrende, non solo non viene intimidito dalla repressione, dalle denunce e dall'emarginazione da parte delle istituzioni, ma rilancia. Noi abbiamo appunto liberato due posti pubblici, li stiamo gestendo, stiamo creando le iniziative, stiamo creando appunto un'alternativa. In fondo, cioè, si parla sempre di miracolo a Milano da parte appunto del governo Berlusconi, ma siamo noi il miracolo a Milano, perché comunque non era così scontato che un gruppo di persone mettesse in gioco le proprie vite e si mettesse davanti con la propria faccia contro una situazione che comunque è più grande di noi. Quindi appunto noi rilanciamo tutto questo e stiamo lavorando per creare un altro tipo di città che sia anche migliore di quella di prima e che appunto rispecchi quello che noi realmente siamo. Sì, il percorso fatto giorno dopo giorno, sugli spazi conquistati, direi metro dopo metro, si contrappone a quella delle speculazioni, degli interessi, dei nuovi e vecchi padroni. E qui ci sono stati e si stanno anche facendo con nuove speculazioni che dopo il terremoto sono all'ordine del giorno. Vuol dire stare in trincea. Praticamente in maniera quasi quotidiana, vuol dire che il 6 aprile è qui per chi ha avuto il coraggio di non abbandonare questo territorio e tutti i giorni, ma appunto fondiamo fondamentalmente la nostra resistenza proprio sull'esistenza, sullo stare qui e sul poter poggiare su quello che abbiamo costruito finora, che comunque non è poco, come diceva Mattia, non è scontato. Noi abbiamo, da quando ci siamo messi in gioco, insomma, abbiamo sempre pensato al nostro movimento come, diciamo, come qualcosa che avesse a che fare direttamente col territorio, come altri movimenti, ma ovviamente abbiamo da subito capito e poi abbiamo lavorato affinché questa cosa fosse sempre più condivisa in una città che comunque non è che è l'esempio di apertura al mondo. Che appunto la lotta su un territorio non può, diciamo, che essere messa in rete, insomma, va insieme a quella su altri territori, sia a livello nazionale che globale. Siamo per questo ci siamo sentiti subito vicini a tanti movimenti, il primo, almeno a livello personale, a quello notato in battuta, siamo saliti. E non solo, comunque siamo saliti tante volte in Valsusa e per esempio con la giornata del 20 novembre 10. 2010 abbiamo finalmente aperto quello che è il movimento creato appunto sia col 332 che con l'Assemblea Cittadina che con le carriole a livello nazionale a tutti gli altri movimenti. C'è stata una grande manifestazione di 20.000 persone in cui gli Aquilani hanno sfilato insieme ai Notav, ai No Ponte, ai vari collettivi romani Non e so. non solo, insomma. Importante questo perché non era scontato neanche questo, perché appunto all'inizio c'era una concezione molto magari la terremotocentrica, insomma, anche per quello shock che c'era stato. E il passaggio, diciamo, all'apertura
è stato un qualcosa su cui abbiamo dovuto lavorare tanto, ma capendo anche le fasi in cui realizzarla, perché chiaramente non puoi fare un movimento popolare dicendo che dall'oggi al domani siamo tutti super compagni e tutte le persone sono pronte a magari mettere le donne, gli anziani, chi che sia a mettere in gioco i propri corpi o che so, a fare almeno disobbedienza civile o che ne so, a confrontarsi con un cordone di polizia. Ci siamo arrivati tramite una lotta reale, tramite esperienze come quelle del 7 luglio e soprattutto fronteggiandoci l'ingiustizia che hanno rifondato da zero, ma in maniera veramente forte e enorme dal 7 luglio in poi. Sì, appunto, il discorso è che comunque noi, cioè, riguardo a quello appunto di cui parlavo prima, di un movimento che comunque è ancora solo agli inizi, sono passati 3 anni dal terremoto, di un movimento che è ovvio che abbia le sue specificità che riguardano questo territorio, perché insomma, per fortuna negli altri territori nessun altro ha avuto almeno recentemente un terremoto. E quindi all'interno di queste specificità è giusto anche raccordarsi e rapportarsi con i movimenti che lottano sui territori in tutta Italia, in primis, come diceva Alessandro, in Val di Susa, che insomma rappresenta ovviamente un modello per tutti, almeno in questo momento. E quindi noi invitiamo, diciamo, tutti i compagni e le compagne che insomma, che magari hanno modo di venire all'Aquila per incontrarci, per mostrare quello che è diventata questa città, per mostrare cosa è veramente la shock economy, per far vedere come è stata gestita l'emergenza e anche e soprattutto insomma, per vivere insieme a noi una lotta che è quella di un territorio che sicuramente è scosso, è ferito, ma che in ogni caso si vuole rialzare, c'è molto da fare, però comunque noi lo faremo e non ci fermerà pressoché nessuno.